52 anni di attività direi che si possono spiegare solo con una qualità del prodotto altissima, difficilmente imitabile dal prodotto industriale. Qual è secondo te un po' il segreto che vi distingue e vi rende inimitabili? La lavorazione a mano, lavorare su disegno di un architetto, fare tutto personalizzato. E su misura. E su misura. Ogni oggetto è un oggetto unico. Qualunque cosa noi facciamo, anche se ne facessimo 10, si differenziano tra di loro proprio per il fatto che sono fatte a mano. E poi probabilmente anche l'esperienza di tuo papà Armando è un plus che certo. È difficilmente imitabile da qualsiasi industria nel mondo. Assolutamente, io continuo la tradizione di famiglia, è bello perché non fai sempre lo stesso oggetto. E facciamo ancora la lavorazione alla forgia, come quella di una volta, col carbone ancora. E sono molto incuriosito, infatti ti chiederei di farci vedere come funziona. Certo, volentieri. La forgia è partita. Attendiamo che raggiunga una temperatura di? Arriva fino a 1500 gradi, un po' prima, il ferro deve essere rosso, un po' più di rosso ciliegia e si comincia a lavorare. Quindi il punto di cottura del ferro è rosso ciliegia. Un po' di più, perché rosso ciliegia è un po' poco. Dopo il passaggio in fucina sì. E a temperatura raggiunta si passa invece alla forgiatura a mano, sì, giusto? Forgiatura a mano, martello incudine, dove io costruisco l'oggetto che mi serve. 100% a mano. Assolutamente. Da Retrobottega siamo passati alla parte espositiva dove fai vedere al mondo le tue creazioni che però ci raccontavi hanno anche parti fatte da altri artigiani, giusto? Certo, è molto importante la collaborazione tra artigiani perché il prodotto finito da parte mia va poi al 90% a un altro artigiano, laccatore doratore, che si occupa appunto della verniciatura. Deve esaltare quelle che sono le forme del prodotto. Quindi la collaborazione degli artigiani è importantissima. A volte siamo anche più di tre, dipende qual è l'oggetto. Enrico, non ci resta che ringraziarti. Porti saluti a tuo papà Armando. Grazie. Che è rimasto in bottega a lavorare perché è inarrestabile. Ti auguriamo in bocca al lupo. Grazie. E ti auguriamo buona giornata. Grazie mille. Ciao, arrivederci.